Poi mi passi la l'ambientazione mia. Western serve per richiamare l'attenzione dei nostri amici sui dintorni di Roma. Per nostra fortuna, per la fortuna ancora dei romani, esistono dei luoghi qua, polmoni di verde, esattamente, autentici polmoni di verde, che sarà molto difficile poter smantellare, anche se questi signori ci provano in tutte le maniere. Allora, questa ambientazione western è talmente bella, sì, poi ci sono tutte le, ci sono tutti i vitellini, tutti i vitellini di pochi mesi di vita, che meraviglia, che si riposano qui al passaggio di questo fiumiciattolo. E questa ambientazione ci ricorda anche un importante film di cui stavamo parlando adesso, noi due, Orazio ed io, è relativo a un bellissimo film di questa epoca, che fece, ma insieme a tutti quegli altri film di rivalutazione dei Peli Rossa, sto facendo una grossa operazione anche di carattere culturale, oltre che politico, culturale, ma anche antropologico, ma anche economico, certo, intendiamoci bene, certo. Quelli se guardano questi film, oltre ad essere fatti molto bene, come dicevo, erano film che richiamavano l'attenzione, soprattutto perché c'era il movimento ecologista e il movimento di rivendicazione delle nazionalità conculcate. Fra il 70 c'era il movimento di avversione al governo, contro la guerra nel Vietnam. È naturale, è certo, è tutto collegato. L'apartheid. È tutto collegato. E questa cosa, questo bellissimo film, dove il piccolo grande uomo risulta essere uno del trittico, uno degli interrogati che racconta la sua vita. Allora, tra parentesi, c'è stato anche un altro piccolo grande uomo che era un esponente di spicco della base missista romana, il quale disgraziatamente una delle poche persone apparentemente pulite della base missista romana, che disgraziatamente è venuto a mancare qualche mese fa, mi sembra, sì. Piccolo grande uomo. Comunque, per quanto mi riguarda, e se tu poi hai qualcosa da aggiungere ancora, poi me lo dici, quanto mi riguarda c'è una frase che Dustin Hoffman, che fa la parte appunto del piccolo grande uomo che passa da una barricata all'altra, esatto, nel corso della vita, esatto, subendone sempre le conseguenze. Sempre dalla parte perdente, anche non volendolo. E dove, avendo le doti e le qualità per, sì, essere un capo, un leader, dove lui racconta, quando gli dicono: ma voi siete andati a parlare col presidente degli Stati Uniti? Sì, siamo andati, abbiamo fatto una delegazione. E dice: ma che cosa vi ha detto il presidente degli Stati Uniti? E ci ha detto: sforzatevi di perseverare. Cioè, una presa del culo che è, beh, certo, non è all'altezza, però mi ricorda molto un tale Matteo Renzi. Non è all'altezza Matteo Renzi di una battuta di questo genere, però la mentalità, il modo di fare, no? Di questo personaggio messo lì, il politichese il retravicello è appunto, esatto, quello più apericolo d'italiano. Esatto. Tu hai qualcosa da aggiungere in merito? Poi parleremo di altre cose in avanti. Un luogo qui vicino, dove che è un luogo che ci richiama l'antropologia culturale e storica di questi luoghi, dei Pelle Rossa americani, ma dei Pelle Rossa italiani. Ma ricordiamoci bene che quando il grande Buffalo Bill, venne in Maremma, fece una gara, dibattere una gara contro i Butteri e il Principe Borghese. Esattamente, che lì era tutto del Principe Borghese, e i Butteri batterono i cowboy nelle arti che chiamiamo cowboyistiche, sì, no? Capito? Il tiro col lasso, la presa, la gestione delle degli animali, delle mandrie, la domesticamento dei cavalli e quant'altro, il che ci induce a dire che anche in questo settore gli italiani non furono ultimi, sono insuperabili, a patto che facciano sempre ricorso alla loro bimillenaria tradizione. Come hanno fatto giustamente i Butteri. Guardate qui questi cavalli che convivono pacificamente assieme alle vacche. Queste sono le vacche dalle corna di luna,
sono le vacche maremmane, quelle che esistevano anche ai tempi dei romani e al tempo degli etruschi. Queste vacche qui, mentre come possiamo vedere il toro è tutt'altra cosa, cioè delle corna, veramente delle corna da toro, da corrida, veramente, no? Vedi? Queste vacche qui danno tra l'altro una carne eccezionale, buonissime, sono vacche molto forti. E a noi fa molto piacere, ad esempio, che tutte queste vacche... Mio nonno le utilizzava per arare. Certo. Quando ancora mio nonno non aveva comprato il trattore, metteva una pariglia di boi e aravano, cioè la forza di un trattore. Te credo. Arava con 30 centimetri di vomere. Quando io, a fine guerra, nel 1945, io sono stato sfollato per un certo periodo in campagna, in Romagna, e io andavo a fare il peso nell'aratro, perché più peso che fai più va giù, però era roba da ridere. Poi mi trasferì in Maremma e rimasi stupito perché non avevo mai visto, c'erano già le mietitrebbie in Maremma. Quindi pensa un po' che razza di salto che salto di culturale, tecnologico, esattamente, che salto proprio di secoli. Va bene, con questo abbiamo finito questo nostro preludio. Fai una panoramica tutta attorno. Parleremo. Una panoramica tutta attorno. Sì, qui attorno abbiamo le colline ricche di vegetazione, eccole qua. Il sole picchia come sempre picchiato e qui c'è un ponte di legno.